Ok. Allora. No, neanche questo. Non è questo. Ah. Qui no. Forse di sopra. Deve essere in una di queste teche. Il museo si apre in 15 minuti. Qui no. Aspetta, eccolo qui. ¡Ratita callejera! ¡Suéltame! ¡Qué clase de gente no es bienvenida aquí! ¡Quédate afuera! ¡Pendejo! Ah, eccolo lì. Devo stargli dietro. Ah, eccolo là. Tomates. Legumbres. Cuidado. Espacio cuadro. Relájate, pues. Oye. Epa, che hubo, quadro, come sta? Spero non ti dispiaccia. Vete da qui, limosnero! Beh, comunque era marcia. E adesso dov'è finito? Dove sta andando? Tengo guanabana, tengo guayaba, tengo de todo. ¿Cuándo leíste eso?
ora che sta facendo? Sembra stia salendo le scale. Oh, diavolo. È chiusa. Serve un altro modo per salire. Che farà là dentro? Devo riuscire a vedere meglio. Amico, non permetterti fretta, ma ti sbrighi. È che una signora m'aspetta, sai com'è. Aquí lo tiene. Ajá. Ecco el biglietto. Gracias. Adiós, amigo. Ok. Devo prendere quel portafoglio. Merda. Non posso passare da là. Taglia per quell'edificio. Forse posso vederlo dal tetto. Ah, chi è la tua amica? Devo arrivare laggiù. Non devo perderlo. Diavolo. Non conviene scendere là. Devo riuscire a prendere quel portafoglio. Ok, lo tieni in quella tasca. Ecco la mia occasione. Abbiamo un po' di tempo libero. Io direi troviamo un modo piacevole per ammazzarlo. Sueltame, viejo! Proviamo di nuovo. Lasciami andare! Ah, come immaginavo. Non provare a scappare. Sei lontano da casa, ragazzino. Non chiamarmi così. I tuoi genitori saranno in pensiero. Già, non credo proprio. Ok, brutto argomento. Ottimo scippo là dietro. Te la cavi bene. Non so di che stai parlando, nonno. Ehi, non chiamare me così. Ma la tua tecnica è approssimativa. Sei davvero troppo prevedibile.
Tu sei matto. Dici? Mi hai seguito per tutta la città. Credevi fosse un bersaglio facile. Ma hai scelto la persona sbagliata, amico. Ah, ah. Cosa? Il mio portafogli. Bene. Allora chiameremo la polizia. Fai pure. Vediamo. Saranno curiosi di sapere perché un turista di mezza età insegue i ragazzini. Sei scaltro, furfantello. So come badare a me stesso. E comunque, credo che anche tu preferisca stare alla larga dagli sbirri. Questo è vero. Ragazzo, il portafogli. Ci ho provato. Mi sembra giusto. Davvero troppo prevedibile, eh? Ok, il museo è chiuso. Eccolo lì. Ci è mancato poco. Ok. Wow! Diavolo, ragazzo! Ehi, Victor, guarda chi c'è! Quel piccolo randagio che ti ha soffiato il portafogli! Coraggio, figliolo, non hai scelta, consegnacelo! Ora, l'anello! Quale anello? Scatri! Chi credi di essere, ragazzino? Sei soltanto un piccolo, lurido straccione reietto. Non sei degno di toccare questi oggetti. Ma che accidenti vorresti fare? È solo un ragazzo. Fermatelo! Fermate il ragazzo! Porca vacca! Ha preso l'anello. Sfonda la porta! Oddio! Sale sul tetto! Catturiamolo! È incatenata! Sfondala! Presto! Lasciami! Oh, merda! Merda! Che diavolo sono questi tizi? Vieni qui, piccolo bastardo! No.
Che fanno? Mi sparano! È corso qua su! Via, ragazzo! Permesso, devo passare. Chiesa a chi? Chiedo scusa. Brutto boccioso. Guarda che abbiamo qui. Ups. Tutto bene? Perché stai tremando? Tranquillo, chiudi gli occhi. Non sentirai niente. Vieni. Tutto ok, ragazzo. Rilassati. Sei al sicuro qui. Coraggio. Come vuoi, se non ti va. Che vuoi da me? Riconoscenza, magari? Ho salvato le tue giovani chiappe laggiù. Grazie. Ma tu che ci guadagni? Intendo... Sei un ladro, giusto? Vorrai avere una fetta? Sei un bel tipo, ragazzino. Raccontami la tua storia. Senti, amico. Senza offesa. Ma nemmeno ti conosco. Rimediamo subito. Victor Sullivan. A questo punto toccherebbe a te presentarti. Ok. Perché non mi dici cos'ha di speciale quell'anello? Appartiene alla mia famiglia. L'ho semplicemente ripreso. Tramandato da Francis Drake in persona. Esatto. Non so come fartelo capire, ragazzino, ma Drake non aveva eredi, nessun figlio. Sì, non con sua moglie in Inghilterra, perlomeno. Ok, può darsi. Fa vedere. Andiamo, ragazzino. Se avessi voluto prendertelo, l'avrei già fatto, non credi? Grazie. Che c'è scritto? Parvis ma... Sic parvis magna. Significa, da umili origini verso grandi imprese. Era il suo motto. Ah, sì? Vedi, la regina glielo diede nel 1581, al suo ritorno dopo la circumnavigazione del globo. Fu allora che lo nominò cavaliere. Di certo tutto questo non l'hai imparato in strada. Come conosci il latino alla tua età? Le suore hanno un pochino insistito.
Ah, una specie di collegio. Modo carino di chiamarlo. Ok, allora. Qual è la storia dietro all'anello e a quell'astrolabio laggiù nel museo? Perché non me lo spieghi tu? Sei tu che lavori per loro. Ehi, senti. Il cliente vuole una cosa e io la procuro, dietro compenso. Non faccio mai domande. È solo un lavoro. A me sembravate intimi. Sì, beh... Comunque, credo che mi abbia licenziato. Ok, senti. Innanzitutto, quello non è un astrolabio. È una specie di decodificatore. Guarda qui. Nel suo viaggio intorno al mondo, Drake attraversò le Indie orientali, solo che sostenne di aver impiegato 6 mesi per andare da qui a qui. Sì, allora? Allora non tornano i conti. Era un navigatore troppo esperto. Ci avrebbe impiegato 1 mese, al massimo. Nascondeva qualcosa. Qualcosa di grosso. Quanto grosso? Grosso quanto una missione segreta per la regina. Grosso quanto un tesoro sommerso del valore di milioni. Grosso. Così grosso? Così grosso. E quel decodificatore c'entra qualcosa? Sono pronto a scommetterci. Ah, fantastico. E adesso ce l'ha Marlowe? Non le servirà molto, senza la chiave. Quindi siete in stallo per ora? Per ora? Sì, ma devi ancora dirmi il tuo nome. E tu devi ancora dirmi cosa vuoi da me. Ok. Senti, hai del talento, ma hai molto da imparare. Resta con me e ti insegnerò qualche trucco. Grazie, ma me la cavo bene da solo. Sì, ovvio. Che ne dici di riprovare da capo? Per gli amici sono Sully. Nathan Drake. Nate. Drake, eh? Ok. Vedo grandi cose nel nostro futuro. Grandi cose.